Oggi ci troviamo a Merano, è il primo giorno di apertura dei mercatini natalizi 2017. Sono qui con Jennifer Lombardi dell'azienda di promozione turistica di Merano, che ci porterà un po' in giro per questi mercatini e ci spiegherà un po' come funzionano e alcune curiosità proprio su questa meta che dalle nostre parti insomma è molto ambita per un fuoriporta durante il periodo natalizio, anche se Merano non è solo Natale ma è una meta che va bene per tutto l'anno, visto che ci sono appunto le terme che sono un'attrazione molto molto importante, molto conosciuta, e poi le piste da sci ovviamente. Esatto, durante... che si possono raggiungere in pochissimi minuti dal centro città. Ok, poi ci sono i giardini di Sissi, se non mi sbaglio, esatto. Quindi anche mete più culturali, diciamo, esatto. E poi la città stessa, che è un gioiellino proprio incastonato nell'Alto Adige. Andiamo quindi a vedere i mercatini con Jennifer. Allora, i cinque mercatini originali sono Merano, Bolzano, Brunico, Brissanone e Vipiteno. E quando più o meno hanno iniziato a essere? Sono già diversi anni che il marketing Alto Adige stabilisce dei criteri comuni a questi mercatini al fine di effettuare una promozione con delle linee guida comune a tutte le città. Certo. E soprattutto per garantire anche un certo standard di omogeneità a livello d'Alto Adige. Ma quante persone visitano mediamente il mercatino di Merano ogni anno? L'anno scorso abbiamo avuto circa 500.000 visitatori. Però un bel po', distribuiti tra ovviamente viaggi organizzati, famiglie individuali, esatto, gruppi, eccetera. Esatto, esattamente. E solitamente si abbina anche un pernottamento o sono più giornalieri? Noi cerchiamo di spingere i nostri visitatori a fermarsi a Merano e oltre al mercatino scoprire anche la città, i dintorni, le terme, insomma le attività sono tante, certo. E quindi vale la pena fermarsi qualche giorno. Come facciamo noi, infatti. Esatto. E comunque sappiamo che sul giorno medio a Merano è di circa 3 giorni e mezzo, è piuttosto lungo, e stiamo lavorando molto su questo perché sono tante attrattive poi. Esatto, perché insomma il turismo mordi e fuggi purtroppo, forse non riesce a apprezzare tutto quello che la città offre, quindi certo. Si cerca di offrire un pacchetto un po' completo. Di attività. Certo. Esatto. Guardiamo un po' di questi mercatini, queste casette. Secondo te, Jennifer, quale potremmo guardare come più carina, tra le più carine? Tra le più carine? Beh, allora, carine ce ne sono tante e i miei espositori farebbero sicuramente a gara per questo titolo. Però una casetta molto particolare è la Stube dell'Artigianato. Ok. Come ti dicevo, puntiamo molto sull'artigianalità e una casetta è dedicata a... hobbisti che fanno dimostrazioni dal vivo e ogni 2 o 3 giorni cambiano, offrendo al visitatore ogni volta un prodotto diverso. Ah, ok, quindi tipo questa casetta che adesso fa le candele, esatto, intagliate a mano. Esatto, esatto. Fra 2 o 3 giorni cambierà e sarà un'altra cosa. Esattamente. Okay. Quindi anche venendo più volte all'interno dello stesso punto di view, si trova sempre un artigiano diverso. Okay. E prossima settimana ci sarà la lavorazione della lana dell'uncinetto, ci sarà la lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, poi ovviamente del feltro. Tutte queste attività sono segnalate sul vostro sito. Come esattamente, sul sito, sulla nostra brochure, sì, su tutti i canali. Eccola qua la brochure. Questa la potete prendere all'ufficio del turismo, giusto? Esattamente. Okay, adesso ci passiamo anche davanti. A livello di cose da mangiare, cosa vale la pena secondo te? Beh, qui dipende un po' dai gusti, comunque anche qui abbiamo, troviamo appunto stand gastronomici che propongono quelli che sono un po' i prodotti tradizionali altoatesini, spesso rivisti anche
tradizione natalizia, okay. Quindi abbiamo il pretzel che vengono farciti con dei salumi, dei formaggi tradizionali, okay. Sono i miei preferiti, esatto. E poi abbiamo anche poco più avanti dei pretzel giganteschi coperti di cioccolato. Oddio, fortuna che non li ho ancora visti. Ok, poi chiaramente salumi, speck, formaggi, esatto, vino. Esatto, vini, confetture, distillati. Ok, okay. Quindi un nome che richiama i prodotti che, esatto, che questo stand può offrire ai visitatori. Nella fattispecie? Nella fattispecie vediamo i pretzel che per l'occasione sono stati farciti. E invece per chi preferisce una versione dolce, vediamo i coperti di cioccolato in versione con la mela, con la vaniglia, il formaggio, speck e formaggio. Sì, esatto. Dopo che hai mangiato uno di questi sei a posto. E tutti i poi anche da quella parte tutti i prezzi con i gusti. Quindi questo è uno dei più famosi, diciamo, quindi una tappa da non perdere. Una tappa obbligata per smorzare il languorino e calmare un po' il freddo anche. Andiamo da quella parte e proseguiamo. No, adesso siamo sulla passeggiata. Sulla passeggiata. Sì. Ok. È la via. Ah, è di là. Ok. Qui c'è brulè. Ok. I mercatini si trovano tutti lungo questo, esatto, passeggiata. Sì, in Piazza delle Terme. Che è dall'altra parte del fiume. Esatto. Ok. Quindi giusto per capire un attimo. Esatto. Poi potete fare un giro anche lì. Poi, sì, poi ci spostiamo anche di là. Ok. Quindi abbiamo visto i pretzel che sono, ripeto, la mia cosa preferita. Poi appunto salumi, confetture, chiaramente decorazioni, soprattutto, esatto, artigianali. Esattamente. Poi ogni anno immagino ci siano un po' magari delle novità, qualcosa. Sì, che... sicuramente. Scusami, no. Non... Per esempio abbiamo un nuovo espositore che produce bretelle in tutti i colori, con vari modelli, tutti rigorosamente fatti a mano. Questo è un regalo interessante. Bretelle che fanno un po' old school, però sono sempre carine. Esatto. Quindi ecco, è un posto ideale anche dove fare piccoli acquisti, certo, in vista del Natale. Certo, stando anche un po' all'aria aperta, oggi non fa neanche tanto freddo, quindi insomma si riesce a stare. Poi non so se nevicherà e avrete proprio l'atmosfera completa. Speriamo, speriamo, speriamo. Si tratta della riproduzione della Torre Polveriera, che è uno dei simboli della nostra città. Ok, quindi una novità 2017. Assolutamente sì. Ok. E ci sono tre piani all'interno della Torre Polveriera. Al primo piano vediamo... Sono pizzaioli? Esatto, che stanno lavorando queste pizzette che si chiamano dinnede, delle pizzettine tradizionali con diverse farciture. Okay. Vengono poi mandate al piano di sotto tramite un ascensore. Sì. E le ragazze al piano di sotto le infornano e subito vengono poi servite. Ah, ok, quindi dobbiamo provarle. Queste si chiamano dinde? Dinede. Dinede, ok, ricordiamoci dinede, che poi tornando dinede indietro o Riegel, Bauer Riegel, Tiroler. Ah, ok. Ok, mi sembrano sufficientemente buone da essere provate. Sì, molto sì, bella, sì, l'idea. Tra l'altro con una versione per celiaci. Ah, perfetto. Esatto, hanno un forno a parte sull'altro lato e quindi... volentieri per rispondere a tutte le esigenze, anche questa che si fa sempre più forte. Esatto. Ok. E questo palazzo invece, questo palazzo è un altro simbolo importante della nostra città, è il Kursaal. Che significa? Il mio significa... tedesco è molto arrugginito, eh. Non si può tradurre. È un palazzo che è nato per ospitare eventi artistici, culturali, musicali, mm-hmm, e questa è la sua funzione tuttora. Ok. E la fa egregiamente, perché ieri sera abbiamo avuto un concerto con la produzione di Ciano Pavarotti. Ah, che bello! E accompagnato dall'orchestra
appunto al pianoforte dal maestro Federico, che è appunto nella nostra città, con 15 violini, però, e è stato bellissimo, è stato quindi stupendo. In occasione dell'inaugurazione di Mercatini c'è stato questo evento proprio qui dentro. Esattamente, sì, per festeggiare questi 25 anni si è deciso anche di fare qualcosa, di fare un evento speciale. Tra l'altro immagino che alla sera, quando è illuminato, sia spettacolare. Esatto, sì. Magari qualcuno resta anche per Capodanno. Sì, così. Sì, c'è una bella offerta sempre anche per Capodanno, c'è musica sia per i giovani che per gli adulti, insomma, intrattenimento anche per i bambini facciamo. Poi sì, alcuni stand gastronomici rimangono aperti anche appunto il 31 sera. Ok. E qualche stand ospita anche dei gruppi musicali live. Se uno è appassionato del Natale, direi che esatto, è nel posto qua giusto. È nel posto giusto. Questa è Piazza Terme. Ok. Anche quindi qui, dall'altra parte rispetto al fiume. Esatto, dall'altra parte del Passirio. Ci sei fatto un stand. Ok. Qui c'è anche il parcheggio per chi abbia bisogno di mettere la macchina. Qui sotto c'è un grandissimo chi avesse parcheggio. Bisogno di mettere la macchina. C'è questo highlight molto importante, che è lo Sky Bar, è un bar panoramico, quindi si può salire la scaletta e anche osservare il Mercatini dall'alto. Okay. Poi la sera soprattutto questa zona è molto suggestiva, si accendono tutte le luci, i meranesi si ritrovano per l'aperitivo. Sì, è un bel posticino, trendy diciamo. Trendy. E quelle, mi dicevi, sono le Kugel. Quelle sfere sono delle, la costruzione di alcune palle di Natale. All'interno ci sono dei tavoli dove si può mangiare in compagnia. È una bella idea. E sono molto molto richieste, tanto che dicono che bisogna prenotare da un anno per l'anno successivo. Mamma mia, addirittura. Sono molto molto belle. Però si può scegliere anche il colore eventualmente. Il pattinaggio sì, è aperto sia per i visitatori e, sia per spettacoli organizzati dai club di pattinaggio artistico meranesi, che in varie occasioni fanno degli spettacoli. Proprio oggi ci sarà l'inaugurazione di questa piazza con uno spettacolo di pattinaggio artistico questa sera. Dai, quindi col buio. Esatto. Ci sarà anche uno spettacolo per la festa di San Nicolò. E che è? Che giorno? Il 6 dicembre. Ah, ok. Accompagnato appunto da una sfilata di San Nicolò e dei Krampus, che sono questi diavoli che spaventano le persone e cercano appunto i bambini cattivi a cui dare il carbone. Ma dai, che esatto, forte! Esatto, e anche questa è una tradizione che si porta avanti sempre con molto piacere, perché c'è grande interesse. Quindi carbone, non caramelle. Non caramelle. È un pre Befana, diciamo. Ecco, sì. Bene. Esatto. Poi sempre in questa piazza, ogni sabato c'è il Christmas Aperitif. Okay. E quindi un aperitivo all'aperto accompagnato da musica dal vivo. Ah, perfetto. Esatto. Il nostro giro al mercatino di Merano è terminato. Ringraziamo ancora Jennifer. Grazie per a voi per la visita. Niente, e figurati, se vuoi venire a trovarci a Vicenza volentieri ti possiamo portare in giro anche noi. E adesso andiamo a assaggiare un po' di cosucce tipiche, ecco, che ne vale la pena, ecco. Grazie, buona passeggiata e veniteci a trovare. Grazie. Buongiorno a tutti, mercatini di Natale giorno 2, siamo sempre a Merano, oggi piovigina, quindi ne abbiamo approfittato per andare un po' anche a vedere i negozi sotto i portici. Adesso siamo proprio nel pieno dei mercatini.
Oggi c'è molta più gente rispetto a ieri perché è il primo sabato di apertura. E ieri abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto esperienza di prezzo, quindi oggi siamo pronti per darci la pazza gioia con lo shopping e quindi compreremo sicuramente bello specco ovviamente. E poi abbiamo visto una buonissima polenta al tartufo che non posso assolutamente lasciare qui e non portare a casa. Vabbè, oggi diciamo che mentre ieri c'erano più locali, quindi tanti tedesco parlanti, oggi ci sono tanti italiani ovviamente. La cosa che mi piace di queste zone qua è che ovviamente, vabbè, forse tanti non sono d'accordo, però a me piace il fatto che parlino in tedesco. E mi sento come quando avevo 18 anni che studiavo tedesco. Bene, allora, pensiamo di comprare delle cose già confezionate, quindi già con i fiocchetti natalizi e tutto, e poi anche delle cose sfuse da mangiucchiare qua e là. Dopo vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Intanto sono stata da Promod, visto che è il Black Weekend, ne ho approfittato e ho comprato qualcosina in saldo, visto che a Vicenza poi Promod non c'è. Bene, questa è una panoramica dei mercatini, quella è la polveriera di cui parlavamo ieri. A più tardi! Soprattutto cose da mangiare, ma anche artigianato locale, e devo dire che sono molto molto soddisfatta. Il mio portafoglio un po' meno, però sono tutte cose bellissime e soprattutto buonissime.